Entra nel vivo all'Aquila la finale di Food Rosé Selection, la prima edizione della sfida organizzata dal Concours Mondial de Bruxelles, in collaborazione con la Regione Abruzzo, che fino a domenica raccoglie nel capoluogo personalità del mondo del vino rosato e della gastronomia d'eccellenza. Ospiti d'onore i 13 vini premiati con le grandi medaglie d'oro alla prima selezione che si è svolta lo scorso marzo proprio a Bruxelles. 40 esperti internazionali con la missione di trovare l'abbinamento perfetto e assegnare i trofei Food & Rosé Selection. Un'occasione per riflettere sul ruolo del vino rosato, che rappresenta una nicchia in crescita esponenziale nel mercato mondiale, di cui l'Abruzzo è produttore d'eccellenza. Una prova importante per la regione Abruzzo, come sottolinea l'assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente. Un evento importantissimo, insomma, da ieri e fino a domenica avremo gli occhi del mondo del vino sulla città dell'Aquila e sulla regione Abruzzo. Un unicum di messaggio forte, dove tramite i nostri prodotti e tramite il nostro vino un messaggio universale di promozione della nostra città e della nostra regione. Un evento, ecco, che ha una caratura importantissima all'interno del settore. È il primo evento che tra i primissimi in Italia di eventi che dopo la chiusura della pandemia, dopo i vari lockdown, quindi anche un momento di speranza e di ripartenza. Un'azione questa che come Regione Abruzzo cerca, ecco, di promuovere quello che è il valore del nostro territorio agganciato a quelle che sono le nostre eccellenze. E in queste giornate, in questo concorso, abbiamo fatto, diciamo, un'evoluzione anche rispetto a quello che può essere un tradizionale concorso all'interno del sistema del vino, è quello di abbinare quelli che sono i prodotti della nostra terra, i prodotti tipici, ai migliori vini. Rosati medagliati, quindi prodotti locali, vini medagliati, eccellenza del nostro territorio, e abbiamo fatto cucinare, diciamo, questi sapori abruzzesi all'Istituto Alberghiero della città dell'Aquila, anche per mettere dentro i ragazzi, per mettere dentro, insomma, aprire una nuova frontiera.